Donc là, j'ai tweeté, par exemple. Ah, bah oui. Sono le 6:20 circa. Oggi è il 3 di giugno, quindi intanto vi ringrazio di essere venuti, nonostante il ponte della Festa della Repubblica potesse magari invogliare a fare una gita al lago, complice la pioggia magari, oggi siamo qui, ma sono contento che siamo qui, in particolare che siamo in questo spazio. Non so quanti di voi sono di Milano, comunque chi lo conosce sa che questa è la Casa della Memoria ed è un'associazione culturale dove appunto si organizzano spesso manifestazioni, incontri volti a ricordare la vittoria sul nazifascismo e della democrazia rispetto alla dittatura. Ci è sembrato quindi un luogo adatto per parlare di democrazia, senza voler fare per forza delle analogie fantasiose, dei parallelismi forzati, però ci sembra anche giusto riflettere sulla democrazia in un modo che non sia puramente retorico, che quindi parli anche al contenuto della democrazia, cioè di quello che effettivamente vuol dire che il potere appartiene al popolo, cioè in che misura e in quali limiti eventualmente. Per cui ringraziamo anche la Casa della Memoria che ci ha ospitati, seppure questo di cui parleremo oggi non è un argomento di cui loro magari solitamente si sono occupati, che è quello della democrazia, però durante una pandemia, che ha colto molti di noi anche abituati a riflettere su queste cose, abbastanza impreparati. Anche ci siamo trovati spesso divisi, in disaccordo su come interpretare quello che stava accadendo. Da un lato si può vedere positivamente uno Stato che decide di assumersi la responsabilità della salute pubblica anche in modo attivo, dall'altra si può vedere con timore, come dire, la facilità con cui determinati meccanismi decisionali democratici vengono meno nel momento in cui qualche cosa che emerge viene presentato appunto come un'emergenza. Mi si sente? Scusate. Abbiamo due microfoni, non volevo rubarli. Allora faccio senza, poi le nostre relatrici lo useranno. Intanto io mi presento, sono Matteo Nepi dell'associazione Sottosopra e questo è l'evento conclusivo di una serie che abbiamo fatto in cui abbiamo riflettuto sulla pandemia e le sue conseguenze in diverse articolazioni. Ci siamo soffermati anche sulle conseguenze psicologiche. Oggi magari andremo a guardare più l'aspetto più politico, ecco, più politico, diciamo pure, di questi ultimi due anni. Non mi dilungo, vado a presentarvi i nostri ospiti. Noi abbiamo Barbara Stiegler, che insegna filosofia politica all'Università di Bordeaux, in Francia, e ha scritto anche di recente un libro proprio sulla democrazia in pandemia, di cui magari ci dirà qualcosa dopo. E abbiamo con noi anche Sara Gandini, che è una dottoressa di statistica e docente di epidemiologia, che ci parlerà appunto della sua interpretazione di quello che è successo, anche sulla base di come dire, un po' di dati nudi e crudi e poi anche magari vestiti con alcune interpretazioni, però in modo da darci anche un po' di come dire, terreno comune su cui discutere. E la dottoressa Gandini si è anche espressa pubblicamente negli ultimi mesi in modo critico rispetto alla gestione pandemica del governo, cosa che ha, come dire, le ha causato un po' di discussioni fra i colleghi, immagino, stimati e meno stimati. Per cui, niente, non mi dilungo ulteriormente, vi lascio ascoltare le nostre relatrici, che ringrazio di essere venute, ringrazio anche Lorraine Ferrari, che si farà da traduttore perché la professoressa Stiegler è francese, quindi parlerà francese, però capisce bene l'italiano, quindi se avete domande potete poi porle
ci sarà più di un'occasione, insomma, se volete intervenire, non ci formalizziamo, non siamo tanti, quindi è facile anche comunicare in tutte e due le direzioni. Bene, passo la parola a Sara Gandini. Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qua. Allora, dunque, io sì, sono epidemiologa biostatistica e in realtà fin dal primo momento ho cominciato a analizzare i dati più per senso di responsabilità e con anche necessità di capire cosa stava capitando, anche se io ho sempre lavorato in ambito oncologico, non di malattie infettive. Però ecco, ovviamente quello che stava capitando era così, invadeva così tanto le nostre vite che abbiamo avuto tutti quanti la necessità anche di approfondire quello che stava capitando. Quindi insieme ad altri, in realtà non da sola, mi sono spesa per cercare di raccogliere dati, analizzare i dati, per anche pubblicare articoli scientifici per cercare di, ecco, di smuovere un po' anche le interpretazioni che venivano date, che non tutti convincevano. Quindi io vi parlerò un po' di alcuni articoli scientifici che sono usciti e di come, ecco, non sia in effetti banale anche interpretare questi dati e cosa è successo in questo periodo, ecco. Partendo proprio dal primo momento. Vediamo se riesco. Ok. Quindi questa, diciamo, è la mia presentazione, si divide in tre parti. La prima parte riguarda la variabilità proprio delle misure di rischio per SARS-CoV-2 e poi i rischi in particolare che riguardano le scuole e i giovani, e la terza parte invece gli effetti delle misure sulle altre dimensioni della salute del paese. Ecco, la prima, adesso non so se si vede bene perché in effetti forse va un po'... Vediamo se riesco a rimpicciolire perché non si vede tutto. Questo qua. Ecco. Ok. Il primo problema era cercare di capire, fin dal primo momento, in effetti non era facile capire cosa stava capitando. Qui ci sono quelle che si chiamano stime di letalità che si basano sui tamponi e case fatality rate. Non sono facili da interpretare, come potete vedere le stime di rischio del case fatality rate, quindi le stime di letalità, variano da 0, 2, 4 per arrivare fino a 15%, e le stime variano enormemente da paese e variano nel tempo. Quindi capire effettivamente cosa stava capitando, soprattutto all'inizio, non era facile, perché andavano, facevano i tamponi le persone che avevano sintomi, e quindi è ovvio che a quel punto il denominatore che riguardava solo le persone che avevano sintomi faceva sì che l'estima di letalità fosse molto elevata, molto più elevata di quello che poi effettivamente si è capito in seguito. Le stime quindi variavano enormemente, hanno variato enormemente nel tempo e all'interno dello stesso, tra paesi e all'interno dello stesso paese nel tempo. Quindi all'inizio in effetti era molto difficile riuscire a capire effettivamente qual era, ecco, il livello anche di letalità della SARS-CoV-2. Se poi andiamo a vedere all'interno, noi abbiamo visto delle stime all'interno di un paese, ma in realtà le stime variano anche enormemente, ormai lo sappiamo, per età. Se noi andiamo da decennio in decennio per la stima della diagnosi, cioè il momento della diagnosi, vediamo che le stime di rischio si raddoppiano da decennio in decennio, diventano sempre più, per arrivare ad essere molto elevate le stime di letalità ovviamente dopo i 70 anni, e abbiamo che le stime del case fatality rate sono il doppio nei maschi rispetto alle femmine. Se poi andiamo a vedere invece, qui a destra abbiamo quella che si chiamano infection fatality rate, dove al denominatore mettiamo le stime che si basano sui sierologici. Il sierologico è l'unico che riesce a individuare anche le persone asintomatiche. Quindi se noi andiamo a prendere tutte le persone che in qualche modo sono entrate in contatto col virus, anche senza avere sintomi, e quindi ci basiamo sulle stime del sierologico, delle immunoglobuline, vediamo che le stime di letalità diventano estremamente basse. Sono sempre delle stime, quindi hanno sempre una variabilità.
basso, alto, come potete vedere, ma sono sempre molto molto più basse rispetto a quello che si pensava inizialmente. Quando Ioannidis, che è un grandissimo epidemiologo, ha portato queste stime che si basavano sull'infection fatality rate, è partita una campagna di denigrazione nei suoi confronti impressionante. Soprattutto, e lo ricorderò sempre, lo dico, il manifesto, io vengo dalla sinistra quindi lo dico, il manifesto ha fatto una campagna di denigrazione nei confronti di Ioannidis impressionante, dicendo che era una persona corrotta, che è un grandissimo epidemiologo, che ha semplicemente presentato delle stime pubblicate sul sito dell'OMS. Ecco, dopo fortunatamente a ottobre 2020 arriva Horton, che è il direttore di The Lancet, quindi una delle maggiori riviste in ambito scientifico, che comincia a parlare di sindemia. Dice: noi non siamo di fronte a una pandemia, quindi a un virus che colpisce chiunque in modo indifferenziato, ma comincia a parlare di sindemia, perché è una malattia che dipende da altre malattie non trasmissibili concomitanti. Questa è una stima, una pubblicazione che è uscita su Nature, quindi una delle riviste scientifiche più importanti del 2020, che mostra appunto la variabilità delle stime di rischio, che dipendono dalle malattie concomitanti, ma non solo, quindi malattie diabete, cancro, asma, quindi non trasmissibili, ma anche dai fattori etnici, quindi i neri hanno delle stime di rischio che sono il 50% in più rispetto ai caucasici, gli asiatici, e dai livelli socioeconomici. Qua vengono rappresentate come deprivation index. Quindi maggiore livello minore, come dire, più si è in una fascia più disagiata, e maggiore sono anche il rischio di mortalità per Covid-19. Ecco, quindi cosa dice lui? Prima di tutto non abbiamo stime che sono uguali per tutti, ma in più aggiunge, quindi ovviamente abbiamo degli effetti di letalità che sono più gravi nelle classi sociali più emarginate, più vulnerabili, eccetera. Ma un'altra cosa dice molto importante: non importa quanto sia efficace una cura o protettivo un vaccino, parole sue, la ricerca di una soluzione puramente biomedica, esclusivamente biomedica, non arriverà a ridurre la mortalità, proprio per il motivo che abbiamo detto. Quindi i governi devono lavorare su politiche e programmi che capovolgano le diseguaglianze, altrimenti non arriveremo mai effettivamente a ridurre, anche perché ovviamente l'effetto può avere perverso, i lockdown possono aumentare le disuguaglianze e quindi avere un effetto controproducente. Ecco, questa è un'altra pubblicazione a mio parere molto importante, perché è, come dire, anche alla base di tutta una serie di proposte che sono arrivate da fior di epidemiologi, che è la famosa protezione mirata. Questa è una pubblicazione di Ioannidis, sempre questo grande epidemiologo, che ha mostrato sostanzialmente, qui a sinistra abbiamo gli strati, gli spicchi più scuri, rappresentano in ogni classe di età la quota di soggetti che hanno caratteristiche ad alto rischio di letalità. Quindi sotto, vedete, nella fascia, diciamo, fino a 50 anni, la parte di popolazione a rischio è questo spicchietto, e poi abbiamo la parte più rossa per gli anziani, e la parte più blu, qua, violetta, diciamo, sono le persone nell'RSA. Se andiamo a vedere, questa quota qua dei soggetti ad alto rischio è meno del 10% della popolazione mondiale. Se andiamo a vedere i decessi, vediamo che il 50%, oltre il 50% dei decessi, sono le persone in RSA. Quindi noi abbiamo che meno del 10% della popolazione ha caratteristiche definibili ad alto rischio, e queste persone rappresentano più del 90% dei decessi. Quindi pensando ad una strategia mirata, si sarebbe ovviamente avuto un'efficacia decisamente maggiore di protezione della popolazione. Ecco, voi sapete che una delle dei paesi che ha preso un po' le distanze rispetto alle strategie che sono state fatte a livello internazionale, la Svezia, che è stata attaccata in un modo brutale. Ecco, se noi andiamo a vedere tra i paesi del nord Europa, questo è lo Stringency Index, che è un indicatore delle misure di prevenzione adottate nei vari paesi dell'Università di Oxford. Se vediamo nel nord Europa, lo Stringency Index della Svezia non è molto diverso da quello che hanno fatto gli altri paesi nordici, anzi, è estremamente simile. Addirittura alla fine del 2020 la Svezia ha adottato misure più severe rispetto agli altri paesi. Se poi andiamo a vedere invece lo Stringency Index per quanto riguarda gli altri paesi europei, vediamo che l'Italia ha avuto le misure più severe in assoluto e quelle iniziate prima rispetto agli altri paesi. Questo a che cosa ha portato? Ha portato un'efficacia nella mortalità
Ora, una delle misure principali per fare confronti tra paesi è quello che si chiama l'excess mortality, l'eccesso di mortalità rispetto agli anni precedenti. Ci sono svariate misure di questo excess mortality, io ve ne presento un paio. Questo è il Peace Corps che viene dal World Index, è uno dei tanti, e mostra che la Svezia sicuramente ha avuto un livello di mortalità, come tutti sappiamo, più elevato rispetto ai vicini di casa, ma non ha fatto peggio rispetto agli altri paesi mondiali a livello europeo. Qui abbiamo per esempio il Belgio, ma l'Italia, ecco qua, che è con uno dei tassi di eccesso di mortalità più elevati. Gli Stati Uniti in generale ha fatto peggio rispetto all'Europa. Questo è un altro eccesso di mortalità, un'altra stima dell'eccesso di mortalità, si possono fare in diversi modi. Di nuovo confermiamo che la Svezia ha uno degli eccessi di mortalità più bassi in assoluto. Qua potete vedere il trend, gli Stati Uniti sono andati con una mortalità elevatissima, simile all'Italia, una mortalità molto molto elevata, altri paesi come la Francia, insomma, sono andati leggermente meglio sicuramente dell'Italia, che non è l'unica che ha fatto peggio, nonostante queste misure di estremamente severe. Ecco, questo è un altro invece articolo, secondo me molto interessante, sempre del nostro Ioannidis, che ha fatto un confronto invece andando a verificare i tassi di crescita dei casi, non la mortalità ma i tassi di crescita, per vedere se almeno il confronto rispetto alla Svezia mostrava una riduzione dell'aumento dei casi. Ecco, quindi queste misure, questi confronti, sono tutti fatti rispetto ai paesi che hanno adottato misure meno stringenti, come la Svezia e come per esempio la Corea del Sud. Ecco, qua possiamo vedere per esempio la Francia verso la Svezia, addirittura ha avuto un tasso di crescita più 7%, non statisticamente diverso rispetto alla Svezia, ma leggermente in alto. La stessa cosa la si può vedere per l'Italia. Quindi non ci sono state differenze significative rispetto al tasso di crescita dei casi, sia per quanto riguarda l'Italia che per quanto riguarda la Francia, rispetto alla Svezia o rispetto alla Corea del Sud. Le conclusioni degli autori sono che non si possono escludere piccoli benefici, ma le riduzioni sono molto simili tra i paesi che hanno adottato misure molto severe e quelli che invece hanno adottato misure meno restrittive. Ecco, questo per quale c'è un primo quadro generale, ma io mi sono concentrata soprattutto su quello che accadeva nelle scuole in Italia. Questo perché? Perché l'Italia ha avuto un record di chiusura delle scuole. Questo per quanto riguarda per esempio sono i giorni di chiusura a livello europeo delle scuole secondarie, noi siamo i secondi, qui abbiamo la Svezia, qui la Francia e la Germania. Ma per quanto riguarda la scuola primaria proprio siamo al record, abbiamo chiuso più in assoluto, specialmente al sud Italia. Qui abbiamo il Belgio, qui la Germania. Ora, quindi vista questa situazione abbastanza problematica, noi ci siamo messi in gioco con diversi scienziati per cercare di raccogliere tutti i dati che erano a disposizione e anche di più. Quindi abbiamo contattato tutte le persone che facevano contact tracing, tutti i database disponibili che c'erano, abbiamo contattato altri presti per farci mandare tutti i dati che c'erano a disposizione per cercare di capire se effettivamente le scuole in Italia erano un luogo pericoloso. Negli altri paesi avevano aperto le scuole senza che accadevano tragedie, ma ci dicevano in Italia la situazione è diversa, c'è un sovraffollamento, non si possono fare confronti, quindi noi chiudiamo. La prima misura che veniva adottata anche durante la seconda ondata era chiusura delle scuole, come se questo ovviamente non avesse effetti sulle famiglie e sui ragazzi. Al che punto ci siamo messi in gioco, abbiamo raccolto tutti i dati e siamo riusciti a fare questa grande pubblicazione scientifica su The Lancet Regional Health. Ora, questa pubblicazione scientifica è stata messa a disposizione della comunità scientifica su queste piattaforme online ed è stata attaccatissima da tutti i giornali, soprattutto io sono stata presa di mira, dove mi è andato dell'incompetente e di spagno a livello di misoginia. Vi dico solo una cosa, che la rivista, gli editori della rivista hanno ricevuto una lettera da parte di ricercatori italiani che mi hanno attaccato in un modo inquietante e ci hanno chiesto se volevamo scrivere un articolo scientifico sulla rivista The Lancet a proposito della misoginia in Italia, dopo aver letto questa lettera. Quindi è stato, quindi sia sui media mainstream ma anche a livello di accademia scientifica, un livello di aggressività notevole. Fortunatamente, ecco, cosa diceva questa rivista? Noi abbiamo questo articolo che abbiamo pubblicato, abbiamo diverse analisi, ve le riassumo. Sicuramente a livello di elementari e medie i contagi sono significativamente più bassi rispetto alla popolazione generale.
Tuttavia, è vero che gli insegnanti e il personale non docente avevano dei contagi maggiori rispetto alla popolazione generale, al che abbiamo cercato di studiare questo aspetto e andare a capire come mai, si è visto anche in altre pubblicazioni. Sicuramente a scuola si facevano molti più test rispetto a quello che veniva fatto in altri luoghi di lavoro, e quindi abbiamo appunto misurato, come potete vedere questi sono dei box plot che rappresentano la frequenza di test che venivano fatti regolarmente a scuola. Ma non solo, abbiamo anche confermato che in effetti i contagi avvengono principalmente da adulto ad adulto, quindi da insegnante ad insegnante, molto più raramente da ragazzo ad insegnante. Ma c'è un'altra cosa molto importante da dire: contagio non vuol dire malattia. Quindi fortunatamente è arrivata questa pubblicazione scientifica su BNJ, tra l'altro da il mio ex capo, uno statistico molto bravo, che ha analizzato tutti i dati a livello di Scozia nazionale, che ha confermato fortunatamente che gli insegnanti si ammalano addirittura meno rispetto ad altre categorie professionali. Ecco, poi siamo andati a vedere se, confrontando regione su regione con densità di popolazione simile, provincia su provincia con densità di popolazione simile, considerando l'RT, la variazione dell'RT, altre statistiche che venivano proposte, c'era per caso un aumento dei casi in corrispondenza con l'apertura delle scuole, e non abbiamo trovato nessun tipo di associazione di questo tipo. Qui abbiamo Roma e Napoli, e addirittura a Napoli crescono prima rispetto a Roma, sebbene Roma abbia aperto le scuole in anticipo. Stesso andamento per altre aree geografiche. E voi sapete che la Campania è quello che è una delle regioni che in assoluto ha chiuso di più, in assoluto, le scuole prima, e ha fatto fatica a riaprirle, e nonostante la chiusura delle scuole non c'è stato un cambiamento nella curva dei casi, hanno continuato a salire indipendentemente dalla chiusura delle scuole. Sulla base di tutti questi dati, noi abbiamo fatto una serie di ricorsi in Italia, in Lombardia, in Campania, in Emilia-Romagna, al Consiglio di Stato, tutti i ricorsi, portando anche gli effetti della chiusura delle scuole sui ragazzi, sono stati accolti, sono stati vinti e abbiamo fatto riaprire le scuole. In ultimo, il ricorso al Consiglio di Stato è stato per forza tenuto conto. Voglio dire che quindi abbiamo agito a livello scientifico, a livello giuridico, sempre in modo spontaneo, con movimenti totalmente spontanei e dal basso, e lavorando con le famiglie, soprattutto le madri, che prima di tutto si sono scese in piazza in Italia per chiedere l'apertura delle scuole. Ecco. Sono stati fatti poi ovviamente tantissimi altri studi sulle scuole, ne cito questo perché è una rivista scientifica molto importante, Nature Medicine, e perché è un titolo che non lascia dubbi: non c'è un legame causale tra la chiusura delle scuole e la diffusione di SARS-CoV-2. Sulla base di tutti questi dati c'è stata una riunione a livello europeo organizzata dall'OMS, pubblicata sull'OMS, con esponenti di UNICEF e UNESCO, esperti a livello europeo che riguardavano appunto la chiusura delle scuole. Il titolo dell'incontro con cui poi hanno pubblicato il report è il seguente: la più grande interruzione della scuola nella storia non deve privare i bambini della loro istruzione e sviluppo. Hanno citato un solo articolo scientifico tra tutti gli studi pubblicati, ed è il nostro in Italia. Noi avremmo dovuto essere molto fieri di questa cosa, ovviamente nessuno ne ha parlato. Questo articolo scientifico è stato citato proprio perché mostravamo che i contagi a scuola accadono raramente. Poi è stato pubblicato un articolo scientifico, questo è molto importante, su The Lancet, uno studio randomizzato con il massimo dell'evidenza scientifica, confrontando quarantene versus i test che venivano fatti nel caso di un contagio positivo. Nel caso di un caso positivo facevano o quarantena oppure test ai ragazzi lasciandoli in classe. Di nuovo non ho trovato nessuna differenza statisticamente significativa, hanno confermato che i contagi a scuola avvengono molto raramente, stime simili a quelle che abbiamo trovato noi, e soltanto il 2% dei contatti di uno studente positivo veniva trovato positivo al test. Ecco, nonostante questo, quando noi abbiamo fatto uscire la pubblicazione scientifica,
uscivano i dati che riguardavano la variante inglese. Ad ogni variante è ricominciata l'allarme, lo stato, la narrazione emergenziale. Quindi tutti i dati che noi avevamo pubblicato non valevano niente perché avevamo la variante inglese. Quindi cosa dicevano? Ah, ma i ragazzi si contagiano più degli altri. E quindi dobbiamo chiudere le scuole, i vostri dati non servono. In realtà cosa è successo? Che si facevano molti più test nelle scuole, qui potete vedere l'incremento dei tamponi che venivano fatti da gennaio a marzo, e se si normalizzava rispetto al numero dei tamponi fatti si vedeva che non c'erano maggiori contagi dei giovani rispetto agli anziani. Quindi era un effetto ottico. Ma bastava in realtà guardare all'Inghilterra, già loro avevano fatto un report scientifico molto dettagliato in cui confermavano che i giovani si contagiano come prima meno rispetto agli adulti e contagiano significativamente meno, e la prognosi non è peggiore. Ma visto gli attacchi che noi abbiamo subito, abbiamo continuato a studiare queste tematiche, abbiamo continuato a fare una revisione sistematica della letteratura. Questa è una meta-analisi che mostra sostanzialmente che i ragazzi sono, gli studenti rispetto agli insegnanti, sono il 40% meno suscettibili a SARS-CoV-2. Quindi di nuovo un dose response con l'età, ma in più contagiano significativamente meno rispetto agli insegnanti, quindi confermando i risultati precedenti. In più, questa è una pubblicazione sempre di Ioannidis, che conferma che la mortalità è estremamente rara nei bambini, 3 per milione in tutta Europa, leggermente un po' più elevata negli Stati Uniti, anche per problemi ovviamente di diseguaglianze socio-economiche. Ma l'altro elemento importante, qui sono i bambini 5-11 anni, la Covid-19, la mortalità, è meno frequente confrontata a i suicidi, confrontato alle malattie, alle altre malattie respiratorie e ai tumori, e questi elementi vanno tenuti in conto quando si prendono decisioni di questo tipo. Altra misura che è stata presa è chiudere lo sport. Durante il lockdown, durante le quarantine, ne si è impedito ai ragazzi di fare sport, perché era ovvio, come era ovvio che la scuola fosse un luogo di contagio, era ovvio che lo sport potesse essere un luogo di contagio. Quindi abbiamo fatto uno studio per verificare se i ragazzi che hanno potuto fare sport, i giovani che hanno potuto, sì, in effetti si sono contagiati di più rispetto a chi non ha potuto farlo. E abbiamo trovato esattamente l'opposto. Cioè i giovani che hanno potuto fare sport nei centri sportivi si sono contagiati significativamente meno rispetto agli altri, probabilmente perché c'erano delle misure di prevenzione. E non solo, ovviamente è ovvio che quando le famiglie avevano genitori che lavoravano fuori i contagi erano maggiori, ma soprattutto nelle famiglie in cui più affollate, quindi con appartamenti più piccoli, più persone. Quindi siamo andati a vedere quali erano anche le misure di prevenzione più efficaci. Sicuramente fare triage, quindi andare a vedere se ci sono sintomi, banalmente funziona, evitare le spogliatoie e le docce, mentre la mascherina mentre si fa sport non è servita assolutamente a niente. Ovviamente questo, chi non ha potuto fare sport, abbiamo avuto un aumento significativo dell'obesità, del body mass index e un aumento del disagio psichico, come era immaginabile, in chi non ha potuto fare sport rispetto a chi l'ha fatto. Ecco, la seconda parte, che se siete d'accordo la farei sugli effetti delle misure di prevenzione sulla salute in generale del paese. Provo a rimbalzare un attimo la palla prima di passare alla prossima relazione. Intanto ringrazio Sara Gandini soprattutto per il riferimento alle scuole, che mi sembra veramente l'aspetto più sottovalutato forse di questa cosa. Noi probabilmente faremo fatica, no, a capire quali saranno davvero le conseguenze di quello che sta accadendo con le scuole, dove ancora credo esiste l'obbligo di mascherina, se non è stato tolto, credo sia ancora, diciamo, sicuramente l'ultimo settore dove si darà via libera. E, ecco, quello che mi sembra interessante è che in qualche misura le disposizioni adottate dal governo in un primo momento sono state accettate o comunque interpretate come il frutto di una situazione imprevista, imprevedibile, che ha richiesto misure che probabilmente erano approssimative, sì, però diciamo nella fretta, come dire, non si è andati tanto per il sottile,
E quindi con questa narrazione si è un po', diciamo, chiuso entrambi gli occhi rispetto alla funzionalità o meno di questa o quella misura. Più strano è stato invece che si sia continuato a fare così e a farlo in nome della scienza. Insomma, le misure sono state presentate come misure non politiche proprio perché suffragate da evidenze scientifiche. Ora, io personalmente non ho alcuno strumento per confrontare gli studi scientifici, dovrei passarci molto tempo prima di poterci capire qualcosa veramente, però mi sembra di capire quantomeno che questa certezza, come dire, questa sicurezza nel mondo scientifico non c'è. Insomma, il mondo scientifico, come è giusto che sia, discute, dibatte, insomma, non è affatto compatto sul definire quali siano appunto le misure più giuste, o che quelle misure adottate dal governo siano necessariamente le più efficaci. E questo pone un problema di democrazia, perché se noi accettiamo che come dire, la scienza possa essere il principio sulla base del quale noi ci facciamo da parte e lasciamo decidere a chi è il comando, perché come dire, ci fidiamo della scienza, a quel punto dovremmo interessarci di come funziona la scienza, perché se da essa dipendono le decisioni del nostro, come dire, di chi ci governa, i meccanismi con cui funziona la scienza dovrebbero quantomeno essere trasparenti, essere democratici, insomma. E questa riflessione non c'è stata, non c'è ancora stata. Quello che mi è sembrato di capire però è che la sfiducia che c'era nella politica si è praticamente traslata anche sulla scienza, quasi poi sarà un problema quando bisognerà affrontare razionalmente altri problemi complessi, no? Chiedo scusa per questo breve intermezzo, mi serviva anche per collegarmi con la prossima relazione, e le chiedo appunto, professoressa Stigler, di darci la sua interpretazione di quello che è successo durante la pandemia, in particolare in Francia, visto che anche la situazione è stata simile, però è anche per certi aspetti diversa dalla nostra. Qual è lo stato della, come se l'ha cavata la democrazia francese durante questi ultimi anni? Alors, j'ai prévu, merci de votre invitation d'abord. Vous m'entendez? Il faut l'allumer, mais là, ça va. Bonjour à tous, merci infiniment de votre invitation. Je suis ravie de parler après Sarah Gandini. J'ai à peu près compris ce qu'elle a dit, et j'en ai moi-même, je suis partie de constats assez proches, puisque je travaille avec d'autres collègues de santé publique, épidémiologistes comme Sarah Gandini. J'ai prévu en fait un exposé où je vais parler pendant une dizaine de minutes de ce qui s'est passé en France, une partie narrative. Après, j'irai vers la question de la vaccination, qui n'est pas dans ce livre. Et pour finir, j'irai vers une analyse politique avec les outils de la philosophie politique. Va bene. Allora, la professoressa ha detto quindi che ringrazia per l'invito, che è stato molto piacevole e illuminante l'intervento della professoressa Gandini, che anche lei è partita da quelle valutazioni, e che l'intervento che invece andrà a fare lei in questo momento è prima un ricapitolo generale, narrativo sulla situazione che c'è stata in Francia, per poi parlare della vaccinazione che lei non ha potuto affrontare nel suo libro, perché questo libro è stato pubblicato prima dell'arrivo dei vaccini, però già nel finale prevedeva quello che sarebbe successo, e infine la conclusione verterà sulle valutazioni politiche, le conseguenze politiche di ciò che è successo. Merci, merci beaucoup. Alors, il faut que vous sachiez, on va faire une évaluation comparée de ce qui s'est passé en Italie et de ce qui s'est passé en France dans la première partie. Il est important que vous sachiez qu'en France, juste avant l'arrivée du Covid, la France était très mobilisée socialement et politiquement. Il y avait une très forte contestation dans la rue du pouvoir incarné par Emmanuel Macron, de la vision néolibérale
représentée par le gouvernement Macron, avec donc une contestation sur le plan de la santé. Les hôpitaux étaient en crise et il y avait des mouvements de grève très forts, des mouvements sociaux autour des hôpitaux. Le monde de l'éducation, en particulier les collèges, lycées et universités, étaient très mobilisés contre des réformes de destruction néolibérale. Et plus généralement, toute la société était en train de se mobiliser de manière très puissante contre la réforme des retraites. Et de plus en plus clairement, tous ces mouvements sociaux désignaient le pouvoir en place néolibéral comme dangereux pour la vie, dangereux pour la santé, dangereux pour l'éducation. C'était ça le contexte. C'est donc très important de comprendre que quand le Covid est arrivé, le gouvernement Macron, le pouvoir en place sous Macron, qui est très proche du pouvoir italien, Mario Draghi et Emmanuel Macron sont très très proches politiquement et ils discutent très régulièrement ensemble. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, qui est dans la même idéologie que Mario Draghi, a vu très clairement une opportunité très intéressante pour arrêter les mouvements sociaux. Et il a tenté d'exploiter ça jusqu'à maintenant. Allora, questo suo primo intervento verte ovviamente sulla valutazione comparativa tra quello che è successo in Francia e in Italia. Quello che è importante di capire è che la Francia, prima del Covid, aveva un contesto di mobilitazione sociale estremamente forte, estremamente presente. C'erano numerosissime manifestazioni contro il potere, in particolare contro il potere incarnato da Macron, e ricorderete il momento di Gilles Gialli, ma tutta questa contestazione era molto mirata e crescente contro i tagli alla sanità, contro la riforma delle pensioni, contro i tagli in generale dello stato di salute dell'istruzione universitaria e scolastica. Quello che veniva individuato come il colpevole era il modello neoliberista, che veniva giudicato appunto pericoloso per tutti questi elementi sociali, istruzione, sanità, eccetera. Ecco, allora, capendo questo contesto, quando è arrivato il Covid, Macron, che spiegava, fa parte dello stesso, diciamo, mondo ideologico di Mario Draghi, con cui dialoga molto spesso, costantemente, ecco, quando è arrivato il Covid, Macron ha visto un'opportunità per portare avanti la sua agenda politica ed economica. Esatto. E il ha vu un'opportunità, ma ce pouvoir a eu aussi très très peur de ce Covid. Pourquoi ? Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé en Italie du Nord. Catastrophe sanitaire en Italie du Nord avec des morts qui ne sont pas pris en charge par les hôpitaux. Et donc, si jamais les hôpitaux n'étaient pas capables de prendre en charge les morts, si les télévisions filmaient des morts devant la porte des hôpitaux, tout le monde aurait compris en France, tout le monde aurait compris que c'est parce qu'ils avaient supprimé les lits d'hôpitaux. Si vous voulez, on avait les clés d'analyse politique. La France, les Français, étaient en train de comprendre que pendant 20 ans, on a supprimé des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux. Et donc, il fallait absolument éviter, par tous les moyens, qu'ils soient accusés d'être des criminels, d'avoir fermé les lits d'hôpitaux. Donc, face à ce danger qui a été incarné par l'Italie du Nord, par la catastrophe qui a été médiatisée en Italie du Nord et qui est arrivée jusqu'à eux, il fallait retourner ce danger en une opportunité. L'opportunité, c'était de renvoyer tout le monde chez soi, fin des mouvements sociaux, et de se présenter comme le protecteur de votre santé. Je vous protège. Allora, ovviamente è stata una grande opportunità per
per il modello politico incarnato da Macron e Covid, come dicevamo poco fa, ma c'è stata anche una grande paura. Questo potere si è spaventato enormemente perché per quello che è successo in Italia, specialmente nel nord Italia. Perché quello che vedevano dalla Francia è che il sistema sanitario italiano non riusciva ad assorbire i pazienti e quindi si accumulavano le bare fuori dagli ospedali. Ovviamente gli strumenti di analisi visti dalla Francia, che ancora non aveva avuto l'ondata di panico che avevamo noi, portavano tutti nella direzione delle contestazioni di cui parlavamo prima, e quindi è colpa dell'Italia la sanità, è colpa della riduzione del numero di letti, di posti letto. E allora Macron, ovviamente, e tutto il potere, si è spaventato e, non volendo essere colpevolizzato, ha cercato di trasformare questa paura in opportunità. E facendo che cosa, quindi? Ribaltando la narrazione, mandando tutti a casa propria, colpevolizzando i cittadini e presentandosi come il salvatore. Donc, un retournement ça, assez intéressant à analyser. Deuxième retournement du même genre, les Français, depuis peu, commencent à comprendre que le néolibéralisme menace l'éducation, menace la santé, mais menace aussi l'avenir du vivant, puisque le nouveau libéralisme a une vision en fait d'exploitation illimitée des vivants et donc ne fait strictement rien pour lutter contre la crise écologique, mais au contraire l'aggrave sans cesse. Et cette crise écologique, nous sommes en train de comprendre qu'elle est aussi une crise sanitaire, c'est-à-dire que l'industrialisation des modes de vie, le pouvoir omnipotent des lobbies et des marchés conduisent à un tableau sanitaire de nos pays, en fait, très mauvais, très catastrophique, puisqu'on a une population vieillissante qui est affectée de polypathologies chroniques, c'est-à-dire de tout ce que Sarah Grandini a listé tout à l'heure comme facteur décuplant les pandémies, les zoonoses, et c'est particulièrement vrai dans le cas du Covid. Donc, le discours néolibéral, c'était un discours de « nous avons une santé de toujours meilleure ». Grâce à l'innovation biomédicale, nous sommes en pleine santé, nous allons vivre beaucoup plus longtemps, nous sommes plus forts, et donc, c'est la réforme des retraites, vous devez travailler beaucoup plus longtemps. Et là, ce récit néolibéral s'effondre d'un seul coup, on l'a vu sur la gestion hospitalière, mais aussi sur notre état de santé, qui apparaît en fait très fragile, et du même coup, il faut réinventer autre chose. Donc, ils vont se positionner en défenseurs de la santé et en inventant ce dispositif qui sera appelé en Italie le Green Pass et dans d'autres pays. C'est-à-dire en se positionnant comme des défenseurs de la vie, comme des défenseurs de la santé, comme des défenseurs de l'environnement, comme des défenseurs de la cause. C'est pas pour rien que ça s'appelle Green, hein. Green Pass, c'est parce que ce pass est censé avoir une valeur, en fait, écologique, être du côté de la vie, du côté de la santé. Donc, le même retournement que celui qui a été fait sur les hôpitaux, moi qui détruis les hôpitaux, je vous protège en protégeant les hôpitaux, vous allez avoir le même retournement sur la crise écologique et sanitaire, moi qui détruis, qui contribue à détruire l'environnement et la santé, je deviens le responsable de l'environnement et de la santé, et ils vont rapidement inventer cet outil pseudo-écologique et sanitaire. C'è poi un secondo ribaltamento oltre il ribaltamento precedente, ed è quello che riguarda i francesi, che si stavano accorgendo sempre di più dei pericoli del neoliberismo estrattivo, che sfrutta al punto da togliere, se vogliamo, le difese da un punto di vista sociale, dell'istruzione, della sanità, appunto, ma anche dell'ambiente. E quello di cui ci stiamo accorgendo è che la crisi climatica è anche una crisi sanitaria, e lo vediamo ecologica, non
non solamente non climatica, climatica, okay, ecologica, la crisi ecologica, con le zoonosi, con, non so come si dice, zoonosi, pandemia, non è solamente climatica. Ok, quindi la crisi non solo climatica ma ecologica, ecologica, che vediamo sta avvenendo un aumento delle zoonosi, quindi delle malattie di origine animale che e le malattie croniche, delle, delle malattie croniche, croniche. E, eccetera. E quindi questi pericoli sono ancora più pericolosi, se, scusatemi, perché la popolazione, l'abbiamo visto con la presentazione della professoressa Gandini, sta invecchiando e stanno aumentando il numero di patologie pregresse per tutti questi anziani, che abbiamo visto sono fattori che aumentano notevolmente il rischio di essere poi soggetti a queste malattie, a queste zoonosi. Quindi il discorso neoliberale che raccontava, la narrazione neoliberale che raccontava che noi siamo persone con una salute sempre migliore per merito degli avanzamenti dell'innovazione, dell'efficienza, eccetera, e quindi possiamo chiedere alle persone di lavorare più a lungo perché sono più in salute più a lungo, possiamo anche ridurre la sanità perché tanto la usiamo di meno, ecco, tutta questa narrazione crolla improvvisamente con il Covid e allora tutti questi personaggi si riposizionano e si tramutano, indossano le vesti dei difensori della vita, difensori della salute e dell'ambiente. Da qui il Green Pass, che è come viene chiamato in Italia, in Francia è un nome diverso, ma il concetto è lo stesso. Quindi il Green Pass non si chiama Green Pass a caso, ma evoca una difesa della vita intesa in maniera larga, quindi anche dell'ambiente che ci circonda. Ecco, e quindi queste persone, da distruttori della sanità, della salute, dell'ambiente e dell'istruzione, si presentano come salvatori. Exactement, et c'est l'idée, c'est de poser une matrice politique pour tout l'avenir de la crise écologique et sanitaire, avec tous les problèmes écologiques et sanitaires qui vont se multiplier. Il s'agit de poser une matrice politique, juridique, acceptée par les populations, et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est pour ça que c'est très très grave si on laisse ça s'installer. Parce que ce n'est pas provisoire. Si on accepte cette vision idéologique du Green Pass, c'est indéfini. Tant que ce ne sera pas rejeté par les, par le peuple, par les populations, par la société, ça a vocation à rester. C'est vraiment une expérimentation pour que le néolibéralisme se positionne come difensore dell'ecologia e della salute. Quindi quello che sta succedendo è che viene istituita una nuova matrice politica e giuridica in vista del futuro, in previsione del futuro. Quindi questo modello, scusate, per questo è molto importante rifiutare questa narrazione, perché si tratta di un posizionamento ideologico che mira a giustificare delle misure analoghe e non si sa se peggiori nel prossimo futuro, dato l'aumento appunto previsto e prevedibile di pandemie, eccetera. Merci. Donc, alors, ça c'est la réaction du gouvernement français et de la vision néolibérale et l'invention rapide dans la panique d'une défense, d'une contre-attaque. Maintenant, comment la société française a réagi? Du côté des partis politiques d'opposition, ça a été une absence totale d'opposition. Le parti au pouvoir, enfin le mouvement au pouvoir en France, a installé la rhétorique de la guerre. Le président de la République s'est immédiatement positionné le premier jour en chef de guerre et a demandé ce qu'on appelle en histoire, dans notre histoire en France, l'union sacrée. L'union sacrée derrière le chef de guerre face à l'ennemi. Donc, les partis politiques d'opposition ont tous
à peu près tous sans exception, suivi dans un premier temps cette ligne. Du même coup, c'est lié la presse, les médias ont absolument suivi et ils se sont transformés non plus en journalistes, mais en relais de la propagande gouvernementale. Ce sont devenus des agences de communication, de propagande des autorités. Tout discours divergent était considéré comme dissident, dangereux. Toute personne qui avait une autre parole était rapidement assimilée au statut de paria. Alors ça, c'était pour les politiques, les médias. Et quant aux académiques, dans l'espace public, nous avons eu affaire à un silence quasiment, quasi total. À part quelques exceptions, quelques figures qui sont positionnées contre ces mesures, des figures qui très rapidement sont apparues comme des figures extrêmement dangereuses, qui en fait permettaient de porter une forme de voilà, qui avait une espèce de rôle de bouc émissaire en quelque sorte, avec tout ce que ça implique d'extrêmement malsain pour la discussion. Bref, nous avions un pôle autour de l'Union sacrée, autour du pouvoir, et puis en face, des ennemis du pouvoir, soit dissimulés, soit cachés, soit avançant sans masque, et évidemment relativement utiles pour polariser tout en termes d'amis-ennemis. Quindi abbiamo parlato della reazione difensiva del governo francese e in generale dei governi neoliberali, ma qual è stata la reazione invece della società? Ecco, allora, dal punto di vista politico, l'opposizione politica è stata immediatamente annientata e si è adeguata alla retorica di guerra del presidente. Macron si è presentato immediatamente come il presidente capo di Stato Maggiore di guerra, ha richiesto quindi l'unità nazionale e tutti i partiti si sono adeguati. La stampa, anche i media, la stampa si sono adeguati nella stessa misura. E da giornalisti, chiedo scusa. Da giornalisti si sono trasformati in agenzie stampa del governo che rilanciavano la propaganda del potere. Dal punto di vista invece degli accademici, anche lì silenzio totale e le rare eccezioni che si levavano venivano presentate come mostruose, come nemici del bene comune e spesso anche invitati come capi espiatori per direzionare, per mostrare qual era il pensiero da evitare. Alors, pour ce qui est du domaine académique, il y a eu en plus le virage numérique. Parmi les opportunités de cette crise, toute crise et toute crise transformée en guerre est toujours l'occasion d'opportunités. Dans les opportunités, le pouvoir en place a vu une opportunité majeure qui était, parmi celles, en plus de celles que je vous ai listées tout à l'heure, l'opportunité d'une digitalisation de toute la société. Le projet de digitalisation était inscrit dans le programme de ce gouvernement. Il y avait un ministre de la transition numérique qui était censé déployer des projets de très grande ampleur sur toute la société. Cette crise a été de manière absolument attendue l'occasion de cette digitalisation. C'est quelque chose qui était théorisé par le management du risque, les sciences de la gestion du risque, qui, en gros, ont construit un discours depuis une trentaine d'années qui nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes, notamment écologiques et sanitaires, et ces catastrophes seront l'occasion, entre autres choses, d'une digitalisation. Cette digitalisation de la vie universitaire, de la vie académique, dans laquelle nous sommes toujours, puisque mes collègues universitaires se plaisent
dans cette situation. Ils sont, pour beaucoup d'entre eux, ils trouvent extrêmement confortable de rester chez eux, pour faire leurs recherches et d'être débarrassés de la présence dans des collectifs dont très souvent ils n'ont, dans lesquels très souvent ils sont très peu engagés en réalité. Donc les universitaires se sont laissés digitaliser avec le plus grand plaisir pour la plupart d'entre eux, se sont laissés faire et se sont retrouvés très seuls en fait. Les académiques se sont retrouvés tout seuls derrière leur écran et la conversation scientifique, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, alors elle s'est poursuivie certes à travers des articles et à travers des mails ou à travers des réunions Zoom, mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie scientifique. Là. Pour que vous ayez une vraie vie scientifique dans laquelle vous pouvez vous opposer sans vous haïr, dans laquelle vous pouvez discuter tout ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité d'un... Il n'y a pas de certitude qui nous tombe comme ça, toute faite en science. Ça suppose une conversation, une disputatio nourrie, permanente, et ça suppose d'être dans des collectifs vivants. Tout ça ayant disparu, la conversation scientifique s'est arrêtée et chacun est resté dans ses certitudes et finalement le discours soi-disant scientifique est devenu celui des autorités qui ont instrumentalisé les scientifiques qui les arrangent. En France, nous avons eu par exemple, quand ils voulaient nous enfermer, on appelait un épidémiologiste enfermiste. Quand ils voulaient maintenir les écoles ouvertes, on appelait un pédopsychiatre. Donc, on instrumentalise en fait une parole isolée, un ensemble de data atomiques, on l'instrumentalise selon les besoins. Mais la science, ce n'est pas une donnée ou un ensemble de données. La science, ce sont des dynamiques globales, de lecture globale du monde, qui doivent s'articuler, qui sont en tension et qui donnent une vision globale. C'est ça qui permet de ne pas être instrumentalisé. Il faut avoir un prisme en science, il faut avoir une vision en fait, qui est englobante, même si elle n'est pas systématique, même si on n'a pas un discours du type du système totalisé. Mais il y a quand même cette nécessité d'avoir une globalité ou une tension entre des prismes, parce que sinon, effectivement, on n'est plus que des distributeurs de data, et on est donc absolument instrumentalisable par n'importe quel pouvoir. On va utiliser telle data pour telle décision, telle autre data pour la décision à venir. Allora, in ambito accademico si è vista immediatamente l'opportunità della digitalizzazione, che è andata di pari passo con tutta questa gestione pandemica. In realtà il progetto della digitalizzazione era già in piedi da molto tempo, in Francia esisteva al tempo un ministro della transizione digitale, quindi il progetto era già in corso, c'era anche una teorizzazione da 30 anni a questa parte, da parte dei manager della gestione del rischio che spiegavano i benefici di tutto ciò. E i colleghi accademici della professoressa, ma in Italia, hanno accolto con molto favore questa digitalizzazione perché era molto comodo fare ricerca da casa, evitare lunghe riunioni, eccetera, e si sono lasciati digitalizzare passivamente. Ma il problema è che si sono ritrovati soli e il confronto scientifico da soli non si può fare e quindi la discussione scientifica complessiva si è andata a spegnere. E ciascuno degli accademici, quindi senza discussione, senza confronto, è rimasto chiuso nei suoi pareri e quindi con una discussione monca cosa è successo? È successo che il parere scientifico è stato quello delle autorità, è rimasto solo quello delle autorità e quindi l'autorità in questa situazione poteva pescare lo scienziato che faceva comodo alla narrazione che voleva fare e quindi se voglio chiudere, fare lockdown, chiamo lo scienziato che ha quell'opinione lì, se invece voglio riaprire le scuole, cambio la narrazione, vado a prendere lo scienziato. Questo è avvenuto molto chiaramente in Francia negli ultimi tempi.
Però quello che sottolinea la professoressa è che la scienza non è un pacchetto di dati, non, gli scienziati non sono distributori di dati, serve una visione complessiva, più globale, anche imperfetta, ma serve avere un'interpretazione più completa, altrimenti la scienza viene strumentalizzata e lo abbiamo visto molto bene in questi due anni. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était la première partie que je voulais faire. Donc, cela résume quelques aspects de ce livre, de la démocratie en pandémie. C'è anche in italiano. Voilà. Et qui, est, qui a été traduit dans votre langue, la démocratie in pandemia. Se volete, si trova qui alla Feltrinelli, che ce ne ha fornita qualche copia. Cioè, se vi fate un aperitivo in Gaulenti, lo... Donc ce livre, je l'ai, c'est la première page, je ne l'ai pas écrit toute seule. Je l'ai écrit avec des collègues académiques, avec des soignants, des médecins, avec mes étudiants aussi, mes étudiants qui viennent de l'hôpital, avec des écrivains, des historiens. Alors c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'ai construit avec eux. Et je n'aurais jamais pu écrire ce livre seul. J'ai maintenu dans le confinement une conversation permanente, même quand c'était impossible de sortir. Moi, je téléphonais au moins aux gens. Et puis, parfois, on se voyait, mais j'ai toujours maintenu ce collectif intellectuel de travail. C'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a permis de faire ce livre. Alors, ce livre, il a été... C'est un énorme succès en France. Puisque c'est une des plus grosses ventes en France pour les essais. On a vendu pour l'instant 100 000 exemplaires, ce qui est énorme. Il a été très très peu relayé dans les médias. Il y a eu deux émissions au tout début, deux ou trois, et ensuite terminé. Il fallait surtout pas parler de ce livre, mais il a fait sa vie, il a beaucoup beaucoup circulé en France et il est encore très vendu. Il y a deux trois mois, un de mes collègues de ce livre, qui est spécialiste comme Sarah Gandini d'épidémiologie et aussi de santé publique, il est d'ailleurs plus spécialiste de santé publique que d'épidémiologie, il s'appelle François Alla, il m'a demandé de faire qu'on fasse un autre livre, parce qu'il y avait un énorme manque dans celui-là, c'est qu'on s'est arrêté avant la politique de la vaccination et avant le Green Pass, avant le pass vaccinal. Alors, j'avais pas très envie, parce que c'est tellement dur de repartir encore au combat, mais il a de telles connaissances sur la santé publique, sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la machine des autorités sanitaires. Et il m'a tellement aidé que je me suis dit, je ne peux pas refuser. Donc, on a fait un deuxième qui s'appelle Santé publique année zéro et qui est donc centré sur la santé. Et je vais vous dire les grandes lignes sur la santé publique et sur la vaccination. Allora, questa è la prima parte, che era centrata su questo libro, quindi tutte le politiche pandemiche, la democrazia in pandemia, che però aveva un difetto, e cioè che si è fermato alla fine del 2020, e quindi è nata la necessità di scrivere un secondo libro, anche perché questo libro è stato in realtà un grande successo in Francia, hanno venduto più di 100.000 copie, che nella saggistica Francia sono davvero tante, eppure nessuno spazio è stato dato sui media, un paio di interviste all'inizio e poi silenzio totale, perché di questo argomento evidentemente non si può parlare. E questo libro, spiegava la professoressa, non lo ha scritto materialmente lei, ma lo ha costruito insieme a tantissime altre professionalità, perché lei ha mantenuto aperto quel dibattito di cui parlavamo prima, che è stato silenziato. Ecco, uno di questi collaboratori, François Alla, le ha chiesto di scrivere un secondo libro proprio per parlare di quello che è successo dopo, dal 2021, quindi con i vaccini e con il pass sanitario in Francia e il Green Pass in Italia e altrove. Ecco, lei diceva che è un po' complicato perché
emotivamente è molto provante scrivere di questi argomenti e tenere sempre la testa dentro questi argomenti, ma questa persona, François, aveva una competenza tale nell'ambito della salute che doveva cogliere l'occasione per fare un libro necessario. Ecco, e quindi hanno scritto questo libro che è La salute pubblica anno zero, che è proprio centrato su questi argomenti. Merci. Alors, c'est un hommage au film de Roberto Rossellini, Germania anno zero, come si chiama? Germania anno zero, no? Sì, anno zero, sì. Alors, ça, ce livre commence par... Anche quello ci ha lasciato. Ah, sì. Vous m'entendez? Le livre commence par un panorama mondial de la santé publique. J'ai retrouvé dans les éléments de Sarah Andini tout à l'heure des éléments communs. Le résultat de deux ans de gestion par les confinements, lockdown, etc., sur la santé publique, un champ de ruines dans le monde en général et en particulier dans les pays les plus restrictifs de notre ère culturelle, en particulier Italie-France. Parce que l'Italie et la France sont... Il y a des grosses différences, mais elles sont quand même relativement, je vous l'ai dit, très proche idéologiquement, c'est le même laboratoire néolibéral de gestion autoritaire de la crise écologique et sanitaire. Vous avez l'Italie, la France, le Canada de Justin Trudeau, la France de Macron, l'Italie de Mario Draghi, ça c'est le même monde. Donc je commence avec François là par décrire un champ de ruines, je ne vais pas le faire là, on n'a pas le temps, et ce qu'on va expliquer c'est que la santé publique a été détruite parce que la santé, c'est dans un état catastrophique au niveau de tous les indicateurs sanitaires habituels. Deux ans plus tard, c'est catastrophique. Sur le Covid, ça a été très inefficace. Je reviendrai à la question des personnes âgées et des maisons de retraite. Mais il y a aussi autre chose qui a été détruite dans la santé publique, c'est les fondements, les principes d'une politique de santé publique. Et dans les grands principes aujourd'hui de la santé publique, il y a l'idée que le levier le plus efficace en santé, c'est le respect de l'autonomie des individus et des populations. Et ce n'est jamais l'autoritarisme qui fonctionne. Ça, c'est vraiment des choses que l'on sait depuis longtemps en santé publique. Ça relève, ça a été inscrit dans la charte d'Ottawa, qui a maintenant bientôt 40 ans ou même plus. Et c'est bientôt un demi-siècle hein, de santé publique. Et donc, l'opposition qu'ils ont installée entre le parti de la liberté et le parti de la santé est une opposition totalement fallacieuse. Donc, pour conclure sur ce premier moment, ceux qui ne nous ont pas bien lus, qui nous ont mal lus, qui ont lu vite ou qui ont lu avec mauvaise foi, se sont dit « oui, oui, bon, ils défendent la liberté, la démocratie contre la santé ». Mais s'il faut choisir entre la liberté et la santé, il vaut mieux d'abord être en santé, puis après on sera libre. Donc oui, bon, c'était ne pas comprendre notre livre. Et c'est ce qu'on a expliqué dans l'autre, c'est que ce livre-là, de la démocratie en pandémie, c'était déjà un livre de défense de la santé. Parce qu'il n'y a pas de santé publique qui fonctionne dans la durée, sans le respect des libertés. C'est un levier fondamental, c'est comme ça que ça marche. C'est par l'autonomie des populations, c'est pas plus les pays sont démocratiques, plus ils sont libres, plus la santé publique est bonne. Plus ils sont autoritaires, plus la santé publique est mauvaise. C'est prouvé partout. Allora, questo libro, mi sentite? Allora, questo libro è un omaggio a Rossellini e alla Germania anno zero. Comincia con un grande panorama sullo stato di salute della sanità nel mondo negli ultimi due anni, che viene descritto come un campo di macerie dal punto di vista di tutti gli indicatori sanitari e anche dell'efficacia poi della gestione del Covid in questi due anni. Non ci soffermiamo sul dettaglio di tutte queste macerie perché non c'è tempo e servirebbe una conferenza a parte.
però specialmente in Francia e in Italia queste macerie sono del tutto evidenti, e ripeteva perché il modello neoliberale in Francia e in Italia, Draghi e Macron, è esattamente lo stesso, e ci aggiungeva anche Trudeau in Canada. Ecco, la cosa più grave che notano all'interno del libro con questa ricerca è che sono stati distrutti i principi fondativi della salute pubblica. Prima, il rispetto dell'autonomia dell'individuo e degli organi di salute era sacro, e l'autoritarismo era visto invece come qualcosa che minacciava la salute, il sistema sanitario. E infatti citava la carta di Ottawa, che risale a 40 anni fa, che esprimeva proprio questi principi. E quindi, alla luce di questo, la narrazione che è stata fatta, che ha opposto da una parte la libertà e dall'altra la salute, non possiamo permetterci la libertà e la democrazia perché la nostra salute è minacciata, è una narrazione completamente fallace, su cui tutta la letteratura scientifica, politica, eccetera, è in disaccordo, ma da mezzo secolo e oltre. E spiegava che questo libro, lungi dall'essere una difesa della libertà contro la salute, è una difesa della salute, perché non può esistere salute senza libertà. Difendere la libertà significa quindi difendere la salute. Bien sûr. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on entend par liberté? Il ne s'agit pas de la liberté des libertariens, il ne s'agit pas de la liberté au sens de Donald Trump, c'est-à-dire l'affirmation d'un individu seul contre le monde et qui prend des décisions de manière totalement irrationnelle, qui sont celles d'un individu souverain. Il s'agit de la liberté telle qu'elle a été pensée politiquement, comme une liberté collective, comme une liberté reliée à la question du bien commun. Et donc, malheureusement, beaucoup de partis de gauche ou de partis d'opposition se sont dit si on doit se mobiliser pour le bien commun, alors il faut suspendre les libertés. Mais c'est nier également des siècles d'histoire de réflexion sur l'articulation entre le commun, le collectif et la liberté. Donc on s'est retrouvé avec ces fausses oppositions complètement piégées. Et c'est de cette manière que on a pu finalement donner la direction de la stratégie à des cabinets privés, avec l'idée que les États étaient incapables, que les États étaient trop lents, que les scientifiques allaient polémiquer, que les experts allaient faire des complications. Finalement, le choix qui a été fait dans nos pays, c'est de donner la direction de la stratégie à des cabinets privés, et en particulier à McKinsey, le cabinet américain McKinsey, qui a décidé, avec les pouvoirs que j'ai nommés, qui a pris des grandes décisions, en fait, pour nous, pour notre avenir, et qui nous les a imposées par toute une série de stratégies. Alors, ces décisions, quelles sont-elles ? Éviter absolument les morts visibles, et donc éviter les morts hospitaliers, etc. Par contre, on a absolument été indifférent à tous les morts invisibles. On a abandonné les personnes âgées en maison de retraite qui étaient les plus vulnérables. On les a abandonnées à des entreprises privées comme Orpea, Korian, des multinationales qui fonctionnent sur le mode du capitalisme financier. Et on a abandonné le sort de ces personnes âgées les plus vulnérables au Covid à ces entreprises privées. Il y a eu en France énormément de morts. Mais il s'agissait de morts invisibles. Il ne s'agissait pas de morts médiatisées. La médiatisation... Non sono io. C'è un tentativo di boicottaggio in corso.
La médiatisation du scandale Corian a été étouffée relativement, et la médiatisation du scandale Orpea, elle est arrivée seulement maintenant. Mais on n'a jamais fait le lien avec le Covid. On n'a jamais fait le lien avec le Covid. Corian et Orpea, ce sont des maisons de retraite privées qui fonctionnent en fait pour dégager des rendements pour les actionnaires et qui fonctionnent en économisant sur tous les coûts et qui évidemment non seulement maltraitent les personnes âgées et le personnel, mais aussi mettent en danger leur sécurité en réalité. Le gouvernement n'a eu aucune difficulté à abandonner ces gens qui étaient les plus vulnérables, vous l'avez dit, au Covid, à ces entreprises. Le but, c'était d'éviter des morts devant la porte des urgences ou des services de réanimation. Oui, beaucoup, beaucoup. Quindi partiamo da questo secondo libro e dalla dicotomia libertà-salute. La professoressa si interroga e si chiede cos'è la libertà e dice: non è la libertà individualista promossa da Trump in cui ognuno lotta con l'altro per un guadagno personale, non è quella libertà, ma si tratta invece della libertà collettiva che è legata al bene comune. Solo che la sinistra, forse anche per via di queste derive politiche e di questo libertarismo trumpiano, la sinistra ha accettato questa narrazione e quindi ha detto: se io voglio fare il bene comune, allora devo limitare la libertà per la salute, che è l'unico bene comune possibile, contraddicendo più di un secolo di storia politica, specialmente europea. E grazie a questa situazione, la gestione strategica di tutte le politiche pandemiche e della direzione politica è stata lasciata in mano, data direttamente in mano, a dei gruppi privati, nello specifico al gruppo McKinsey, con la scusa solita, cioè lo Stato in pachiderma, lo Stato è lento, è inefficace, la burocrazia è incapace, e quindi lo affidiamo a questi gruppi che invece sono più dinamici, capaci, dove ci sono le competenze. Ecco, solo che questi gruppi, in particolare McKinsey, si sono messi a prendere decisioni con i poteri poteri politici, quindi si parlava di Macron, eccetera, che hanno poi imposto a tutto il mondo. E il primo punto di queste politiche, di queste decisioni, è stato di nascondere i morti, non in un senso complottista, ma nel senso di evitare i morti visibili. Lo dicevamo all'inizio, quali sono i morti visibili? Sono quelli che si accatastano negli ospedali e fuori dagli ospedali. Quindi evitiamo a tutti i costi i morti visibili negli ospedali, e chi se ne frega dei morti invisibili, in particolare nelle RSA. E citava, perché noi in Lombardia poi abbiamo un caso particolare sulle RSA, però in tutte le case di riposo, eccetera, anche in Francia, soprattutto private, sono scoppiati degli scandali. Citava Orpea e Corian, che sono due, appunto, strutture private multinazionali che, è emerso, lavoravano per il proprio guadagno, per la riduzione dei costi, anche maltrattando gli ospiti, e questi ospiti non hanno ricevuto le dovute cure. Ci sono stati tantissimi morti, però invisibili. E quindi ce que je veux dire, c'est que les cabinets privés ont établi une stratégie qui n'est pas une stratégie de santé publique. C'est une stratégie de communication. C'est une stratégie de fabrication du consentement de la population. C'est ça qu'il s'est agi de fabriquer. Non pas du tout de construire une politique de santé publique avec une réflexion commune de toute la société sur le bien commun, avec une liberté collective orientée vers la question du bien commun. Quel est le bien commun dans telle ou telle situation? Ça suppose la liberté collective d'en délibérer et d'en décider. Le bien commun était déjà censé être connu par les chefs, et les cabinets privés ont été chargés
de la stratégie pour obtenir notre consentement et donc de fabriquer de la communication. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la différence entre les morts visibles, qu'il ne faut pas, et les morts invisibles, qui finalement font partie des effets collatéraux. Alors, on va voir, premier cabinet privé, un cabinet qui s'appelle BVA, qui est en fait une société d'études de l'opinion, qui fait des sondages, et qui a une unité qui s'appelle la Nudge Unit, et qui a été chargée de fabriquer des dispositifs en quelque sorte manipulatoires pour votre bien, par des techniques d'incitation qui reposent sur les sciences comportementales, la psychologie expérimentale et les neurosciences. Ce sont évidemment, je vais être très clair avec vous, ce sont des pseudo-sciences, c'est en fait une idéologie, c'est une ingénierie sociale qui considère que la société est inepte, est incapable d'intelligence et qu'il faut conduire la population dans la bonne direction. C'est ce cabinet privé qui a fabriqué les auto-attestations de sortie. Juridiquement, en fait, nous avions le droit de sortir. On nous a fait croire que c'était interdit et en fait on s'est auto-enfermé et on s'est auto-autorisé à sortir avec ces papiers qu'on a nous-mêmes produits, qu'on a nous-mêmes imprimés, qu'on a nous-mêmes remplis. Ça, c'est de l'ingénierie sociale, c'est absolument pas du droit. Juridiquement, ça n'a aucun sens. On n'est pas dans le droit, on est dans la communication. Ça, c'est un premier exemple. Et ensuite, je vais venir à la vaccination avec McKinsey. Allora, la professoressa si concentra su questi gruppi privati e vi spiega perché. Perché le strategie che hanno prodotto questi gruppi privati non sono strategie di salute pubblica, ma sono strategie di comunicazione e di costruzione del consenso intorno a degli obiettivi politici precisi. Quindi i governi già avevano deciso, i potentati, i governi hanno già deciso qual era il bene comune e hanno chiesto a queste agenzie di occuparsi, di fabbricare il consenso di maniera che venissero accettate. E ci parla di alcuni gruppi. Il primo si chiama BVA in Francia ed è un istituto sostanzialmente di sondaggi. E questo gruppo ha all'interno un'unità che si chiama la Nudge Unit. Nudge è, come dire, la spinta docile. E il suo scopo è stato quello appunto di fabbricare dei dispositivi che manipolassero l'opinione pubblica per il nostro bene o per il bene comune individuato dal governo, perché noi siamo considerati come dei popoli infantili, indisciplinati, che non saprebbero riconoscere questo bene comune. Ecco, allora, questi strumenti sono stati costruiti sulla base di una serie di ambiti che la professoressa definisce pseudoscientifici, che sono le scienze comportamentali. Allora, le neurosciences sono des vraies sciences, la psychologie comportementale peut-être, ce qui est pseudoscience, c'est le magma fabriqué par le Nudge. Voilà, ouais. Okay. Correggo, quindi si basa su delle scienze, dei campi di studio effettivamente riconosciuti come le neuroscienze e le scienze comportamentali, ma che messi insieme in questo modello ideologico sono del tutto privi di fondamento nell'ottica politica. Ecco, cosa hanno costruito? Sono quelli che hanno deciso di inserire l'attestazione di spostamento, che in italiano mi sfugge il nome all'improvviso, l'autocertificazione. Hanno prodotto l'autocertificazione, che è un'aberrazione giuridica, perché non era vietato uscire di casa, ma ci hanno convinti che per uscire servisse un'autorizzazione, come se fosse se ci fosse un divieto. E invece non stiamo parlando di diritto, non c'era nessun divieto giuridico e noi ci siamo autoconvinti che invece ci fosse grazie a questo strumento. E torniamo quindi alla manipolazione e agli strumenti di nudging.
Merci. Donc ça, c'est un premier exemple. Le chef connaît le bien commun. Vous, vous ne pouvez pas le connaître. Il choisit des scientifiques qui sont d'accord avec sa définition du bien commun. Et puis, pour vous faire accepter cela, il utilise des techniques comportementales de communication que maîtrisent très bien ses cabinets privés. Il ne trouvera pas ça dans l'État. Dans l'État, il n'y a pas ça, parce que notre État n'est pas fondé là-dessus. Il est fondé sur l'État de droit, il est fondé sur les services publics, il est fondé sur toutes sortes de principes qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, très naturellement, il va aller chercher du côté du monde de l'entreprise, du côté du monde de la communication, du côté du monde du management, du côté du monde de l'économie comportementale. Et donc, ils sont allés, ils ont payé des millions d'euros sur notre argent public, ces cabinets, pour que ces cabinets nous conduisent dans la bonne direction, entre guillemets. Donc ça, c'était la première phase, les auto-attestations de sortie, ça, c'était raconté là-dedans. Non, pardon, là-dedans. Et c'est vert, le livre est vert, parce que, j'en ai parlé avec l'éditeur, on a fait exprès, le livre est vert, parce qu'il parle de Green Pass, nous aussi, on parle de ce qui est vert. Nous aussi, on parle de vie et d'environnement, donc c'est un contre-Green Pass, hein, voilà, en quelque sorte. Hein. Et c'est vert, ça s'est fait exprès. Donc, dans ce livre, vous avez tous les renseignements sur le nudging. Mais il a été terminé, on n'avait pas commencé les campagnes de vaccination. Et là, on a découvert, avec François là, l'entrée en scène d'un nouveau cabinet beaucoup plus puissant, McKinsey. McKinsey est devenu le stratège en communication, hein, en stratégie de communication, de manipulation des populations, de la vaccination. Alors, qu'est-ce que McKinsey, en gros, a inventé ? McKinsey a inventé le dispositif du pass, qu'il a vendu des millions d'euros à tous nos pays, avec le même PowerPoint. Le même PowerPoint, hein, qui, en gros, le dispositif du pass, du Green Pass ou du pass sanitaire, c'est la remise en cause pure et simple de notre état de droit, c'est la remise en cause des principes de notre République, c'est l'idée qu'un chef d'État peut désactiver une partie de vos droits uniquement sur la base de son décret, et cela, c'est tout à fait interdit, c'est impossible. Donc, on a fabriqué un outil hybride qui évidemment n'est pas du tout un objet juridique, qui est même, normalement, si le Conseil constitutionnel fonctionnait, cela aurait été censuré par le Conseil constitutionnel, mais on a fabriqué, un peu comme l'auto-attestation, un dispositif à moitié qui ressemble à de la réglementation et qui est pourtant en dehors du droit, un dispositif complètement nouveau qui est en fait un outil de communication, un outil pour vous guider vers la bonne direction. Alors, ce pass sanitaire, ce Green Pass, il a été fondé sur une série de propositions entièrement fausses. La première, c'est que nous sommes tous à égalité menacés du Covid. Donc, nous sommes tous en danger de mort. Donc, nous devons tous, il n'y a plus de consentement libre et éclairé, nous devons tous accepter des mesures sanitaires exceptionnelles parce que c'est un danger létal exceptionnel. Votre exposé a montré que c'est faux, qu'en réalité il s'agit d'une syndémie, c'est-à-dire d'une épidémie ou d'une pandémie qui ne s'attaque pas du tout de manière égalitaire aux différents organismes et qui, pour beaucoup, c'est-à-dire les jeunes en bonne santé, ne constitue pas un danger exceptionnel. Donc normalement, on devrait être dans le cadre du droit. Hérité du code de Nuremberg, c'est-à-dire le respect du consentement libre et éclairé. Donc ça, première fausse affirmation, nous sommes tous en danger de mort face au Covid. Deuxième fausse affirmation, nous allons tous être protégés par un vaccin que nous avons déjà trouvé. C'est faux, puisque les nouveaux vaccins qui ont été trouvés étaient relativement efficace pour certains, mais pas tant que ça, et pas pendant très longtemps. Donc il s'agit d'outils très imparfaits. Mais on nous a fait passer cet outil pour une sorte de solution miracle,
Ça, c'est ce qu'on appelle dans mon domaine le solutionnisme technologique. On a une crise écologique, pas de problème, on va avoir un marché qui va nous sauver par l'innovation technologique, qu'on va présenter comme toujours une solution magique. Donc ça, c'est le deuxième énoncé, parfaitement faux. Troisième énoncé, complètement faux, les non-vaccinés sont un danger pour les autres. Les vaccinés sont une protection pour les autres. C'est faux, puisque les vaccinés restent contagieux et sont également un danger pour les autres. Quatrième mensonge, les lieux protégés par le pass sanitaire sont des sanctuaires zéro Covid. C'est absolument faux. L'expérimentation israélienne a montré dès les premières semaines, puisqu'Israël était pionnière, que les lieux à Green Pass avaient fabriqué des clusters, puisque les gens qui étaient vaccinés se croyaient protégés et en fait contaminaient les autres. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Ce mensonge, c'est en gros, face à la crise écologique sanitaire, nous avons une solution technologique qui est donnée par l'industrie et il faut donc se plier à cette innovation. Pourquoi ? Parce que les populations sont irrationnelles. Elles sont irrationnelles parce qu'elles refusent l'innovation. Et donc, il faut les convertir à l'innovation par des outils, à nouveau, manipulatoires, etc., etc. On retombe sur le monde de BVA et de McKinsey. Et donc, c'est ça, le Green Pass. Et c'est ça qui va être imposé et qui va venir... notre pays qui va venir fracturer notre pays. Donc dans notre pays, en France, au moment où ceci a été mis en place, il y a un groupe politique de gauche qui s'est levé, le groupe politique de la France Insoumise. Vous connaissez peut-être son leader Jean-Luc Mélenchon. Là, ils ont commencé à entrer en résistance et ils ont commencé à dire que ce pass était vraiment un danger pour notre cité politique. Et moi, je suis entrée du coup dans l'arène politique, personnellement, puisque j'ai été appelée par les députés, avec François là, on est allé les aider, on leur a donné les arguments de santé publique, d'épidémiologie, et on est entré dans la bataille au Parlement. Donc moi, je me suis retrouvée, en fait, dans ce mouvement politique. Et aujourd'hui, je fais partie de ce mouvement, enfin, je les soutiens, disons, je fais partie de leur soutien. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai oublié de vous donner la parole. Désolée. Allora, torniamo un attimo indietro. Il capo sa qual è il nostro bene, noi no. E quindi, cosa fa? Sceglie gli scienziati che sono d'accordo con lui e mette in atto delle strategie di comunicazione per convincerci di questo bene che lui conosce e che noi non conosciamo. Chi può fare una cosa del genere? Non può farlo l'apparato statale, perché è fondato sullo Stato di diritto, ci sono determinate dinamiche e non ha la mentalità e le competenze per fare questo. Quindi la mentalità e le competenze per fare questo sono andate, si sono andate a prendere all'interno dell'industria, dei privati, che sono stati pagati milioni di euro per le loro consulenze e per progettare strumenti come l'autocertificazione che abbiamo visto prima e tutto quello che viene spiegato in questo libro con la strategia appunto di nudging, di convincimento passo passo. Ecco. Nel nuovo libro invece si affronta la questione della strategia di comunicazione riguardante i vaccini e i pass vari che sono stati introdotti. In questo caso è entrato in gioco un gruppo privato ancora più potente della BVA trattata prima, che si chiama McKinsey. McKinsey si è occupata della strategia di vaccinazione, ovviamente pagata 1 milione di euro, e ha prodotto questo pass vaccinale, pass sanitario, che è stato applicato in diversi paesi e che è stato venduto, spiegato con la stessa presentazione PowerPoint, a tutti i vari governi. E che cosa fa questo strumento? Questo strumento, difatti, è la negazione, la cancellazione complessiva del nostro Stato di diritto, di tutto ciò che è l'architettura di diritto dello Stato. E si decide questa aberrazione che il capo del governo di turno può, sulla base
di una sua valutazione arbitraria, cancellare o sospendere i diritti di parti più o meno ampie della popolazione. E questa cosa doveva essere ovviamente fermata dalla Corte Costituzionale in Italia e dal Consiglio Costituzionale francese. Qui faccio una piccola parentesi di metodo: la Corte Costituzionale in Italia interviene ex post, interviene dopo, mentre il Consiglio Costituzionale francese può essere chiamato in causa prima. Quello che è successo in Francia è il Consiglio Costituzionale ha approvato queste misure, noi per fortuna in Italia ancora no, però non lo sappiamo. E quindi cosa hanno prodotto? Dicevamo, questo dispositivo, il Green Pass, che è un dispositivo ibrido, che sembra diritto, sembra giuridico, ma in realtà non lo è, perché è uno strumento di comunicazione basato su quattro fatti totalmente falsi, totalmente sbagliati. Il primo è che siamo tutti in pericolo allo stesso modo, qualunque sia la nostra età, le nostre patologie pregresse e il nostro contesto sociale. Il secondo è che il vaccino ci proteggerà tutti quanti allo stesso modo e con la stessa efficacia. Si è visto invece che questi vaccini sono imperfetti, durano poco, hanno una protezione che varia per diverse facilità e altre cose che sapranno dire meglio rispetto a me. Poi la terza faccenda è che tutti i non vaccinati sono pericolosi, anche per i vaccinati, quindi tutti i non vaccinati sono pericolosi e i vaccinati invece no, e che grazie a questi strumenti, a questi Green Pass, si creano delle zone COVID-free in cui il virus non c'è. Aggiungo io, in Italia il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto esplicitamente che ci sarebbero state zone senza nessun contagio. Poi ha preso quindi questo era quanto. E davanti quindi a tutte queste strategie di comunicazione, questi assiomi falsi di base, cosa viene proposta? Una soluzione tecnologica, magica, che risolve tutti i nostri problemi. Questo è appunto il Green Pass. E perché va imposto il Green Pass? Perché, si sa, il popolo è reticente all'innovazione, quindi bisogna convertirlo all'innovazione, piegando le sue idee. Questo ha creato una grande frattura sociale e in Francia politicamente si è svegliata un'opposizione, che è l'opposizione della sinistra di Jean-Luc Mélenchon, il suo partito si chiama France Insoumise, che ha immediatamente detto che questo era un grave pericolo per sia per lo Stato di diritto, e spiegava che lei, in quanto esperta di questo settore insieme a François Hollande, ha dato una mano, ha dato degli strumenti di comprensione della situazione a livello politico, giuridico, epidemiologico, eccetera, e quindi li sostiene e cerca di dargli gli strumenti per portare avanti queste idee. Merci, merci beaucoup. Il faut que je conclue, je pense, parce qu'on a dépassé le temps. Oui, possiamo avviarci alla conclusione. Aller vers la conclusion maintenant. Pour conclure sur les grands axes que nous apporte la philosophie politique, ce que beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'académiques, beaucoup de partis politiques, beaucoup de médias n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre, c'est que ces deux ans de gestion Covid dans des pays comme le Canada, la France, l'Italie, sont une expérimentation d'un nouveau type de libéralisme face à la crise écologique et sanitaire. Nous avons là, à l'œil nu, nous pouvons voir une nouvelle manière de gouverner les risques écologiques et sanitaires. C'est ça qui s'est mis en place. On a fait autrement en Afrique, on a fait autrement en Suède, on a fait autrement en Chine c'est zéro Covid, c'est différent. On a fait autrement en Australie, tout le monde n'a pas fait la même chose, c'est pas vrai. Mais au Canada, en France et en Italie, on a fait exactement, enfin, il y a des nuances, mais la même chose, c'est-à-dire on a donné au nouveau libéralisme autoritaire les moyens d'une expérimentation sur une crise sanitaire qui est aussi une crise écologique. Et donc, il faut lire politiquement la chose. Ce n'est pas de la santé publique qu'on a sous les yeux, c'était une expérimentation politique. Et on voit tous les fondements de ce nouveau libéralisme autoritaire. Alors moi, je les ai vus
parce que je connais bien cette théorie politique, puisque je l'étudie depuis 10 ans, à peu près, dans mon travail académique, et c'est dans ce livre qui s'appelle en français « Il faut s'adapter » et qui vient de paraître aux États-Unis, dans la traduction anglaise, américaine, que j'ai vraiment apporté des nouveaux éléments sur ce nouveau libéralisme autoritaire qui émerge dans les années 30, entre les deux guerres, et qui repose sur une anthropologie particulière et sur tout un discours sur le savoir, sur la science, sur la connaissance. Je vais développer après. Questa conclusione verso la quale ci avviamo tratta di filosofia politica e come ci può aiutare a comprendere questa situazione. Denuncia la professoressa che quello che non si è capito in ambito mediatico, politico e anche accademico è che questi 2 anni di gestione pandemica sono stati di fatti un esperimento sociale per un nuovo tipo di neoliberismo in vista delle crisi future e in particolare della crisi ecologica, quindi un nuovo metodo di gestione testato su larga scala in paesi come Francia, Italia e Canada. E diceva, non tutti i paesi hanno avuto questo tipo di gestione della pandemia, anzi, molti non hanno avuto proprio questo tipo di gestione. E perciò, a maggior ragione, bisogna comprendere che non è scienza, ma è politica. Lei spiega che è riuscita a vederlo, rispetto a tanti altri invece non sono riuscite, perché è una cosa che lei studia da molto tempo, da 10 anni, la sua preparazione proprio su questo campo della filosofia di queste dinamiche. E come spiega in quest'altro libro tradotto in inglese e pubblicato negli Stati Uniti, espone questo modello di nuovo neoliberismo autoritario che affonda le sue radici negli anni 30, che porta con sé tutta una antropologia differente su che cosa è il sapere e come si deve organizzare il potere. Alors, quelques mots sur ce nouveau libéralisme autoritaire qui apparaît aux États-Unis, en Allemagne, dans différents pays entre les deux guerres. Il est nouveau parce qu'il rompt avec le libéralisme classique. Et ce qu'il dit, ce nouveau libéralisme, c'est que l'espèce humaine est inadaptée à l'évolution. C'est que l'espèce humaine, par la manière dont fonctionne son cerveau, par la manière dont fonctionne la population, n'est pas adaptée à l'évolution à venir, au sens de l'histoire. Il faut la réadapter. C'est pour ça que le livre s'appelle « Il faut s'adapter ». Adaptez-vous, adaptation, ça devient vraiment le maître mot. Et cette espèce humaine, elle est décrite comme déficiente, comme intellectuellement incapable d'accepter le sens de l'histoire qui est la mondialisation, la division mondialisée de toutes nos activités et l'innovation. Et donc nous aurions des cerveaux qui nous font refuser l'innovation, qui nous enferment dans des carcans, et il faut donc qu'il y ait un nouveau pouvoir politique qui nous gouverne de manière autoritaire avec les experts, pour nous mener dans la bonne direction. Et il faut donc rompre, disent ces nouveaux libéraux, avec les principes anthropologiques du libéralisme classique. Parce que pour les libéraux classiques, les êtres humains sont bien équipés, ce sont des homo economicus, ils calculent bien, il faut les laisser faire. Là, il ne faut surtout plus laisser faire. Il faut que les États reprennent la main et conduisent les populations dans la bonne direction en les réadaptant à l'innovation et à la mondialisation. Donc, c'est la remise en cause à la fois du libéralisme classique, mais aussi de tout l'héritage des Lumières. De tout l'héritage des Lumières qui dit que tout citoyen a une autonomie intellectuelle qu'il faut respecter, qu'il faut encourager, qu'il faut aider. C'est aussi une remise en cause du projet démocratique qui dit que tout citoyen est capable d'envisager le bien commun
si on le met en situation d'en délibérer, etc. Donc, en fait, ce qui est porté par ce nouveau libéralisme autoritaire, c'est notre incapacité épistémique et la nécessité, pour la vérité, de s'en remettre aux dirigeants, à ce qu'ils appellent les leaders, et aux experts que ces dirigeants ont choisis. Et le sens de l'histoire pour eux, il n'y en a qu'un, et ça n'est pas discutable, ce sont des révolutionnaires, ils ont un programme révolutionnaire. Le sens de l'histoire, c'est la mondialisation de toutes nos activités, et c'est l'innovation. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, la digitalisation devient essentielle. Hein ? C'est un commerce totalement digitalisé, totalement mondialisé, un commerce au sens du commerce, de l'échange des marchandises, mais aussi au sens du commerce des idées, des sentiments. Tout doit être orienté vers à la fois l'innovation et la mondialisation. Et c'est exactement de cette manière que la crise a été gérée, en réalité, en direction du solutionnisme technologique, en direction de l'innovation, et d'une innovation qu'il faut imposer, s'il le faut, de manière autoritaire. Quindi questo nuovo liberismo di cui parliamo, questo liberalismo autoritario, dicevamo, nasce negli anni 30 tra le due guerre a livello teorico e si oppone al liberalismo classico, perché prevede una nuova antropologia, una nuova concezione di che cosa è l'uomo. In questa nuova antropologia l'umano è inadatto all'evoluzione, non è capace di pensare la prospettiva storica dell'evoluzione e di comprendere quindi che cosa è bene per lui. Torniamo a quello che dicevamo prima. A questo punto serve un governo, dei leader capaci di leggere questa situazione e direzionare questo popolo inetto. Con cosa? Con l'aiuto degli esperti. Il vecchio modello del liberismo invece prevedeva che l'uomo economico, l'homo economicus, sapesse benissimo qual era il suo bene e proprio per questo si dovesse autoregolare. Questo era il liberalismo classico, quindi c'è un cambiamento nella valutazione, una rimessa in discussione del liberalismo classico in questo nuovo modello, ma non solo del liberalismo classico, anche dell'illuminismo, anche della democrazia, perché questi concetti filosofici portano con sé la valutazione di un uomo invece capace di pensiero, in cui un pensiero abile all'evoluzione, alla crescita e la capacità di essere autonomo nelle sue decisioni. E invece quindi questo nuovo modello, in opposizione a tutto questo, ci dice che esiste una direzione verticale che noi non capiamo e che è l'unica possibile per il bene di tutti, ed è la mondializzazione, l'innovazione e la digitalizzazione. Ed è proprio così che è stata gestita questa crisi pandemica e quindi è l'esempio di quello che verrà o si cercherà di applicare nel prossimo futuro. Voilà, alors face à cela, qu'est-ce qu'il faut répondre? Je pense qu'il faut reconstruire une démocratie fondée sur des principes épistémiques. La démocratie, ça n'est pas le fait de vivre ensemble avec des goûts différents, avec des valeurs privées différentes, sans se faire la guerre. La démocratie, c'est la capacité à délibérer ensemble de la vérité, à choisir ensemble ce qu'on pense être le bien commun, à se rendre compte ensemble que ce n'était pas ça et qu'il faut revenir. Donc c'est une capacité à délibérer, à regarder ensemble le bien commun, à se disputer les uns contre les autres sur ce bien commun, mais on est obligé d'articuler la démocratie et la vérité. On est obligé de le faire. Sinon, on abandonne la question de la vérité à un gouvernement des leaders et des experts qui, en plus, n'ont aucun sens de la vérité et n'ont, vous l'avez compris, aucun sens du bien commun. Come fare quindi? Serve ricostruire una democrazia che non significa soltanto coabitare tra individui senza farsi la guerra, ma significa deliberare su come direzionare la società e farlo insieme, anche litigando,
ma come processo necessario per articolare la verità che deve essere elaborata tutti insieme per trovare una direzione. E basta. E se no, se no, sinon, sinon, sinon la verità è abbandonata. Se no, se no, la verità è abbandonata ai governanti, a questi esperti o sedicenti tali, che però hanno dimostrato di non avere nessun senso del bene comune realmente. Sara Gandini, intanto ringrazio Barbara Silver per questo suo intervento e anche Loran che ce l'ha tradotto così egregiamente, togliendo tutte le parolacce perché... intanto vi chiedo se ci sono interventi dal pubblico, abbiamo un po' di tempo per cui se vi viene in mente qualche cosa potete... Prego. No, la sentiamo. Io ho seguito, non capisco una cosa, perché nuovo liberalismo? Nel senso che il liberalismo per me è la teoria dello Stato di diritto, cioè dello Stato che garantisce i diritti dell'individuo, no, proprio quelli che sono stati conculcati. Quindi a me, cioè, non capisco tanto questa definizione. Poi il contenuto, ma io il contenuto a me sembra più un neototalitarismo tecnocratico, che ha poco o nulla a che vedere con la tradizione liberale. Esempio per poi per quanto riguarda l'Italia. Allora, il ministro Speranza, che ha una formazione di sinistra comunista addirittura, ha aumentato i finanziamenti per il settore sanitario. Da quando è cominciata la cosiddetta pandemia, e quindi in questo senso, no? E al tempo stesso il fatto che lui abbia, che lo Stato abbia in mano la gestione della sanità, comporta che Speranza possa ordinare a tutti i medici di base, che io posso curarmi dall'eventuale Covid solo con tachipirina e vigile attesa, oppure poi con la stessa autorità statale può imporre il Green Pass. E certo, l'idea può venire dalla McKinsey, ma poi è lo Stato che realizza l'idea, come realizza la vaccinazione di massa, la campagna propagandistica a favore di questa vaccinazione di massa. Quindi concludo. La mia domanda è: mi sembra altrettanto pericoloso lo statalismo più che l'antico liberalismo? Je comprends très bien votre question. Alors, c'est ma réponse sera très historique. Je vais vous répondre par l'histoire. Le néolibéralisme est très mal connu, très très mal connu. On croit que le néolibéralisme, c'est le laisser-faire. On croit que le néolibéralisme, c'est la même chose que le libéralisme, mais encore plus laisser-faire. En fait, c'est-à-dire, on croit que le néolibéralisme, c'est il n'y a plus d'État. C'est pas du tout ça. La vraie histoire du néolibéralisme, c'est donc, après la crise de 29, la crise de 1929, les libéraux, les plus intelligents, du monde entier, se rendent compte que le laisser-faire ne marche pas. Et que si on laisse faire complètement le marché et la société, il va y avoir des catastrophes à n'en plus finir. Donc les libéraux les plus intelligents de l'époque, Friedrich Hayek, Walter Lippmann, etc., etc., se réunissent, réfléchissent et disent « il faut un nouveau libéralisme pour sauver le libéralisme. Il faut un nouveau libéralisme. Et il faut que ce nouveau libéralisme
assure un retour de l'État. Il faut que l'État fabrique le marché. Il faut que l'État devienne le lieu de l'autorité pour instaurer le marché, fabriquer le marché, parce que le marché, en fait, c'est une idée, c'est un artifice, fabrique totalement le droit pour le mettre au service du marché, et surtout, ce qui m'intéresse le plus, fabrique les agents du marché, c'est-à-dire nous. Il faut fabriquer une espèce humaine qui soit au service du capitalisme mondialisé. Et ils vont s'appeler des nouveaux, les nouveaux libéraux, néolibéraux, le terme va apparaître. Dans le colloque Lippmann de 1938 à Paris, arrive le mot néolibéralisme, on discute. Et puis ensuite, il y a la Société du Mont-Pèlerin, et donc ils vont s'appeler eux-mêmes les néolibéraux. Mais ils vont considérer que l'État est très important, il faut que ce soit un État très fort, qui reconfigure totalement la société de manière autoritaire, et ils vont avoir toute une politique d'éducation, toute une politique de santé, toute une politique de transformation sociale. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des nouveaux libéraux. Mais bien sûr qu'ils vont remettre en question l'État de droit. Mais en tout cas, ils remettent aussi en question du libéralisme classique, l'État de droit, mais aussi le laisser-faire. Donc c'est un nouveau libéralisme autoritaire. Vous allez me dire, quel est le rapport avec la liberté ? Il n'y a pas de liberté, bien sûr. C'est pas du tout, il n'y a aucune liberté dans un monde comme ça. Mais c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. C'est le nom qu'ils se sont donné. Per rispondere alla sua domanda, che lei dice di capire molto bene, vuole fare una panoramica storica. Spiega che in realtà il neoliberismo è mal conosciuto, perché si crede che sia infatti il liberalismo spinto all'estremo, quindi una cancellazione sempre più totale dello Stato, mentre invece a partire dalla crisi del 29 è successo che i liberali, tra cui Hayek, si rendono conto che le cose così non funzionano, che si va verso delle catastrofi finanziarie e non solo, e così auspicano e teorizzano un ritorno dello Stato che abbia il compito di costruire il mercato, che è un artificio, costruire un diritto che sia favorevole al mercato e costruire anche gli agenti del mercato che siamo noi, qui torniamo all'ingegneria sociale. Esatto. Nel 38, nel 1938 nasce ufficialmente il termine neoliberale, che non ha niente di liberale o libertario, è semplicemente il nome con cui si chiamano, un nome che è abbastanza ingannevole in realtà. E quindi cosa prevede? Un ritorno dello Stato forte educato alla nuova dottrina. Però. E giusto un mot, ça transforme totalement l'État, puisque l'État n'est plus un État de droit et n'est plus un ensemble de services publics. Donc l'État est complètement détruit. Ça n'est plus l'État, c'est juste une violence qui prend la vie de l'État et ça détruit ce qu'il y avait de libéral dans le libéralisme, ça détruit la liberté aussi. Et ne pas comprendre ça, c'est parce que beaucoup de partis de gauche ne comprennent pas ça, que quand ils voient Emmanuel Macron prendre des décisions collectives pour la santé, ils se disent « Ah, maintenant il n'est plus néolibéral, maintenant ça y est, il est pour l'État-providence, il est pour la santé, il est pour le bien commun. » Parce qu'ils ne comprennent pas le néolibéralisme. Ils croient que le néolibéralisme, c'est le retrait de l'État. Donc, quand ils voient le néolibéralisme sous leurs yeux, ils croient voir un retour quasiment du socialisme. Vous voyez ? C'est pour ça que ce malentendu est très grave. Parce que ça nous empêche de voir quel est l'adversaire. Aggiunge che si tratta, il neoliberismo implica una trasformazione completa dello Stato da Stato di diritto che offre servizi pubblici a invece qualcosa di autoritario, al servizio di qualcosa che non è il bene comune, che non è il bene pubblico e che in realtà distrugge anche i principi liberali di cui porta il nome. E questo porta a un equivoco, specialmente nel discorso pubblico, in cui Macron, che prende decisioni stataliste per il bene complessivo del paese, viene guardato con stupore e si dice ma Macron non è più liberale, è diventato uno statalista. E cioè, ovviamente questo non è vero, è un'illusione ottica, è
un'illusione ottica che ci impedisce di vedere poi il vero nemico, che è appunto il neoliberismo, che di libertà ha solo il nome e nient'altro. Mi sarebbe piaciuto proseguire con altri interventi, però mi dicono dalla regia che per esigenze di chi ci ospita dobbiamo purtroppo restituire la sala. Io colpa mia avevo perso di vista l'orario, una mia dimenticanza, nonostante questa sia la casa della memoria, mi è completamente sfuggita. E quindi con molto dispiacere devo dire che se vogliamo continuare a chiacchierare lo dovremmo fare purtroppo fuori da questo spazio. Mi dispiace soprattutto perché volevo ascoltare le conclusioni della professoressa Gandini, che se non conoscevate vi invito anche a seguire sui social, dove fa moltissima divulgazione, comprensibile anche dai più, perché l'ho capita anche io. Però mi scuso con voi, comunque spero abbiate trovato entrambi gli interventi di vostro interesse. Vi saluto per la prossima volta. Questo ciclo lo concludiamo così. Anche la nostra pagina sottosopra cerchiamo di tenerla attiva con i nostri aggiornamenti sulle nostre iniziative, per cui potete tenervi aggiornati attraverso quei canali se li avete, altrimenti faremo in modo di far uscire una newsletter ogni tanto, insomma. Quindi niente, vi ringrazio, soprattutto ringrazio i nostri ospiti, Barbara Stigler e Sara Gandini, ringrazio Laurent che ha fatto la traduzione, e anche voi che siete stati così attenti e così pazienti. Buona serata, buon appetito a tutti, ricordatevi che se andate in Gaio Lenti c'è questo librerio dove si mangia pure, non mi pagano per dirlo, ma vendono anche quei dei bei libri, insomma, se vi interessa, li potete trovare lì. Buon appetito, buona serata.